Sono le 8:39, è arrivato il momento di collegarci con l'area metropolitana. Oggi siamo a Putignano. Siamo in compagnia della sindaca Luciana Laria, che salutiamo. Buongiorno sindaca. Buongiorno a voi. E allora sindaca, cominciamo dal caro bollette. Il comune di Putignano predispone aiuti per chi non ce la fa? Sì, chiaramente quest'anno era un gesto più che dovuto, tutti gli anni in qualche modo cerchiamo di capire i bisogni della comunità, quest'anno ci siamo impegnati di più proprio per poter intervenire con i contributi a favore dei cittadini che davvero saranno in difficoltà per pagare le bollette, quindi questo contributo di quasi 50.000 euro chiaramente agli aventi diritto abbiamo messo delle griglie per accedere alla misura. Sindaca, tra l'altro, a prescindere poi da questi aspetti che purtroppo riguardano quella che è la vita dei cittadini, spesso in questi giorni stiamo sentendo c'è una sorta di dibattito tra quello che dovrebbero fare poi i comuni in vista del Natale e magari cercare invece di stringere la cinghia proprio nell'ottica di un risparmio per una situazione più complicata. Giustamente, e questo è il mio parere, molti comuni, soprattutto dell'area metropolitana, si stanno organizzando per cercare di creare un programma di eventi natalizi, perché forse anche il Natale può essere anche l'occasione per non pensare a tutti quanti i problemi. Voi a Putignano lo avete fatto con un calendario che, tra l'altro, di cui abbiamo parlato tra l'altro nei giorni scorsi proprio sulle nostre frequenze. Sì, diciamo che la confusione anche rispetto al clima generale che c'è, insomma, quindi l'incertezza sul discorso caro energetico e crisi energetica, ma anche la necessità di avere dei momenti di spensieratezza, chiaramente è stato un dubbio anche che è venuto a noi come amministrazione, e abbiamo pensato sì di riscaldare un po' la cittadina con le luminarie, chiaramente cercando di temporizzarle, quindi di evitare gli sprechi, ma di creare, la cosa più importante, momenti di socialità, perché di questo io penso che se ne abbia veramente bisogno, e quindi abbiamo creato quel calendario che consentirà, insomma, ai cittadini di aggregarsi, speriamo serenamente. Certo, un po' un clima distensivo, insomma, ce lo meritiamo tutti alla fine. Sì. Tra l'altro, grazie. Sulla pagina del comune di Putignano, possiamo dirlo, si possono trovare anche tutti quanti gli appuntamenti, sì, nello specifico, anche per girare nell'area metropolitana, insomma, anche quando non ci sono tantissime risorse per viaggiare in questo periodo, girare nell'area metropolitana può essere la soluzione per passare un Natale più leggero. Grazie, grazie. È vero, vi aspettiamo. Come no, ci saremo, ci mancherebbe, grazie. E vi anticipo già da adesso gli auguri di Buon Natale, se non ci sentiamo più. Certamente. Auguri anche a lei allora, grazie alla sindaca Luciana Laira per essere stata con noi, grazie mille, buon lavoro. Noi intanto abbiamo terminato questo spazio, sono le 8:41 minuti, ci fermiamo, ma la palla passa come ogni giorno a quest'ora alla nostra redazione sportiva. Tutti una buona giornata.